Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Do il benvenuto a tutti voi qui presenti, in particolare al gruppo 1620 e a tutti quanti coloro che ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. Celebriamo oggi, che è mercoledì, la messa in onore di San Giuseppe, è un giorno dedicato a lui, e sappiamo che San Giuseppe è apparso nell'ultima apparizione il 13 ottobre ai pastorelli qui sotto questo cielo, benedicendo il mondo. Chiediamo a questo santo protettore della Chiesa che aiuti il cammino sinodale e che aiuti soprattutto i giovani a prepararsi al grande avvenimento della giornata mondiale insieme al Papa. Chiediamo innanzitutto perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel tuo disegno di salvezza hai scelto San Giuseppe come sposo di Maria, madre del tuo figlio, fa che egli continui dal cielo la sua premurosa custodia della Santa Chiesa, che lo venera in terra come suo protettore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispose, eccomi. Riprese, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è il luogo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse, ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e fare uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose, io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Benedice il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe.
guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore. Alleluia! 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 Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Abbiamo già ascoltato durante il tempo ordinario, in una domenica, questo brano di Vangelo, e quando ascoltiamo il Vangelo, spero che sappiate che significhi questo termine, significa che ascoltiamo una bella notizia, una buona notizia, e Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di buone e belle notizie. In un mondo che ci dà soltanto notizie di sciagure, di morte, di violenza, Gesù ci annuncia delle cose belle, e oggi la sintesi della bella notizia che Gesù ci vuol dare qual è? Innanzitutto Gesù esplode umanamente, come quando portiamo una gioia incontenibile nel cuore e il cuore scoppia. Gesù ha incontrato contraddizioni, l'abbiamo ascoltato nelle letture di questi giorni, contraddizioni, non accoglienza della sua parola. Il seme gettato nel terreno alle volte cade e rimbalza, alle volte è soffocato dalle spine, alle volte cade in terreno pieno di pietre. Ma Gesù riesce però, al ritorno dei discepoli, a sentire le notizie e a cogliere il bello di quello che è successo. E credo che questa sia la bella notizia che riguardi ciascuno di noi, a cominciare da me. Tutti noi non compariamo sui giornali, non facciamo una grande storia. Noi abbiamo una vita ordinaria, banale, quotidiana. Ebbene, proprio il Vangelo, la bella notizia di Gesù è questa, che la gioia del Signore sta nel rivelarsi proprio nelle realtà piccole della storia, le nostre piccole realtà. Noi che alle volte siamo così angosciati e alle volte anche umiliati dal sentirci nessuno, di non avere una storia, pensiamo noi. Però agli occhi di Dio abbiamo una storia e siamo una storia, è una storia di salvezza. Il termine piccolo che viene adoperato qui non è un termine anagrafico, è un termine spirituale, interiore. Vuol dire che tutti noi che viviamo la nostra vita nella banalità e nella quotidianità delle piccole cose ripetute ogni giorno, ma ci mettiamo la fiducia in quel Dio che può darci la forza di affrontarle, non contando sui nostri meriti né sulle nostre forze, ma affidati alla sua provvidenza, ebbene, noi siamo destinatari di questa rivelazione, cioè di questa manifestazione di Dio. Gesù esulta per noi,
Gesù è contento. Siamo piccoli di fronte al Signore, dobbiamo essere piccoli, perché coloro che presumono di sapere già tutto dalla vita, coloro che si sentono grandi, potenti per le loro opere e per i loro mezzi, non fanno parte di questa gioia del Signore Gesù. Siamo in un luogo santo noi qui, e questo che ha detto Gesù qui in questo luogo 106 anni fa si è manifestato, perché come abbiamo ascoltato nella prima lettura, anche questo è il luogo santo. Perché? Perché anche qui Dio si è manifestato. Voi dite è apparsa la Vergine, ebbene la Vergine no, la Vergine è parola di Dio, è tutta parola di Dio la Vergine. Non esiste Vergine Maria senza essere parola fatta persona. Tutto in lei riflette Dio. E dove è venuta ad apparire? In un luogo che sulla cartina forse del tempo neppure compariva. In questo borgo sperduto, sconosciuto al mondo, a tre bambini insignificanti. Eppure a questi bambini è stato affidato un messaggio di salvezza per il mondo. Dio ha aperto il suo cuore attraverso la Vergine Maria e ci ha rivelato questa sua premura e questa sua angoscia paterna per questo mondo che andava verso la sua rovina e può finire nella rovina eterna. Giacinta, Francesco e Lucia erano piccoli. L'unica loro ricchezza era queste pecore che portavano al pascolo. La loro ricchezza era fare i giochi dei bambini di allora. Non avevano la scuola, non erano preparati culturalmente, non avevano grandi mezzi. Il loro mondo era molto limitato, eppure qui si è aperto il cielo. Alla domanda di Lucia, da dove viene lei? Vengo dal cielo. E il cielo lo sappiamo che nella Bibbia è Dio. La Madonna viene da Dio. E allora anche se noi se ci facciamo piccoli, non anagraficamente, ma interiormente, davanti al Signore, il Signore gioirà per noi e ci si rivelerà, ci si manifesterà. Questo ce lo assicura la Vergine qui a Fatima. Più siamo piccoli e più Dio si rende presente, come a Mosè nel roveto ardente. Amen. Fratelli e sorelle, nella memoria liturgica di Giuseppe di Nazareth, scelto come custode umile e silenzioso di Gesù e della Vergine Madre, presentiamo a Dio, mediante la sua paterna intercessione, le necessità della Chiesa e del mondo e anche nostre. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci Signore. Per la Chiesa universale, che onora San Giuseppe quale suo speciale patrono. Sul suo esempio impari a custodire con fede profonda il mistero dell'incarnazione. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le famiglie cristiane, nella preghiera comune e meditando la parola, riempiano la loro vita di amore e gioia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli uomini e le donne che operano nel mondo del lavoro, scoprano che il loro impegno quotidiano è strumento e cammino di crescita umana e cristiana. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli esuli, i profughi e gli agonizzanti, trovino rifugio tra le braccia amorevoli del Padre e sostegno nella solidarietà dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti, l'esempio di San Giuseppe ci insegna a essere servitori fedeli e saggi del Regno di Dio nel sereno compimento del nostro dovere. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
Accogli, o Padre, di bontà queste preghiere ed esaudisci anche tutte quelle intenzioni che ciascuno di noi porta nel proprio cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io ti offro la mia vita, o mio Signore, io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. Chiunque in te spera non resta deluso, chiunque in te spera non resta deluso. Io ti offro la mia vita, o mio Signore, io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. Ci hai dato la vita tra i veri viventi, ci hai dato la vita tra i veri viventi. Io ti offro la mia vita, o mio Signore, io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. Chiunque in te spera non resta deluso, chiunque in te spera non resta deluso. Io ti offro la mia vita, o mio Signore, io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda, Padre Santo, il tuo popolo che si dispone a offrirti il sacrificio di lode. Ci sostenga nel nostro servizio l'intercessione di San Giuseppe, alla cui paterna custodia hai affidato sulla terra il tuo Figlio unigenito, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine Madre di Dio, servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e ti proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, Dio, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sangue di Cristo. Finisce. Facciamo solo uno. Il Signore è il mio pastore, nulla manca d'ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome. Dietro a lui mi sento sicuro. Or se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. Quale mensa per me tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici.
colmo di ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni. Preghiamo. O Signore, che ci hai rinnovati con questo sacramento di vita, fa che camminiamo davanti a Te nelle vie della santità e della giustizia sull'esempio e per l'intercessione di San Giuseppe, uomo giusto e obbediente, che servì il grande mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora benedico i rosari e tutti gli altri oggetti religiosi che avete con voi, che porterete come ricordo del pellegrinaggio qui a Fatima. Signore, ti preghiamo di benedire gli oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore Gesù, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Splendente di luce un sole apparia, col volto suo bello veniva Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi a Gesù. Ave, ave.